Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Mi auguro ovviamente che stiate passando delle belle giornate. Beh, insomma, se siete tifosi juventini, non credo che dal punto di vista sportivo voi stiate passando delle belle giornate. Personalmente non riesco a togliermi di dosso la sensazione che questa sia una squadra di persone alle quali non importa nulla di noi, e quindi di conseguenza sono un po' demoralizzato, vi devo dire la verità. Sono un po' demoralizzato e sono anche un po' proprio furioso. E quindi vi porto un video che sono sicuro che vi piacerà ad alcuni, cioè a coloro che sono intellettualmente puliti piacerà, a coloro che invece credono altre cose non piacerà, però cerchiamo di parlarne educatamente. Parto da un presupposto molto semplice: qui non è una sola stagione che sbaglia la Juventus, perché se tu sbagli una stagione sola c'è una tolleranza che ti fa dire vabbè, quest'anno non è stata una bella stagione, possiamo perdonare tutti. Qui si sbaglia da 4 stagioni, forse anche da 5 in realtà, e sto parlando di tutto: si sbaglia il gioco, si sbagliano i giocatori, si sbaglia il mercato, cioè si sbaglia sempre, ogni volta si sbaglia sempre, e si sbaglia cambiando allenatore, si sbaglia cambiando dirigenza, si sbaglia cambiando giocatori, quindi è proprio qualcosa che a livello di ambiente non va. Allora io ti dico una cosa adesso, io ti faccio questo video, dico delle cose molto chiare, molto, poi ditemi se voi insomma avete questa sensazione, oppure se questa sensazione è una sensazione mia paranoica forse, che non ha a che fare con la realtà, perché io sto guardando attentamente alcuni giocatori della Juve, dove alcuni intendo quasi tutti, cioè ne mancano 2-3. Guardo attentamente l'allenatore, guardo attentamente la dirigenza e ti dico che proprio osservo queste cose e dico: a voi interessa veramente del futuro di questa squadra? Perché secondo me non interessa quasi a nessuno. Io parto da un presupposto molto semplice: o ci si riprende tutti insieme e si rema tutti dalla stessa parte, chi non vuole remare è libero di non remare, ma non torni quando poi le cose vanno bene, oppure una volta che tu vuoi intraprendere questo percorso di errore, sbagli, ma stai ben tranquillo che diventi come Milan e Inter, fai 10 anni senza vincere nulla, facendo figuracce, riempiendoti di giocatori inadeguati, di allenatori che non sanno cosa fare, di dirigenti che non hanno nessun tipo di attinenza. Vi spiego un po' la situazione. Prima, ovviamente, di iniziare, come al solito, ragazzi, volevo invitare ad iscrivervi al canale, mettere like al video, attivare la solita campanellina delle notifiche, tutti i giorni nuovi video sulla Juve, tutti i giorni nuovi contenuti, quindi se vi va, ragazzi, iscrivetevi, attivate la campanellina delle notifiche e ovviamente mettete like al video. All'interno della descrizione poi trovate, ragazzi, OneFootball, che è l'app numero uno dedicata al calcio ed è gratis, e poi ovviamente trovate i miei social. Allora, facciamo un po' il punto della situazione. Sono talmente esausto mentalmente che cercherò di semplificare il più possibile le cose. Partiamo da un presupposto molto semplice: questa squadra è stata abbandonata a se stessa anni fa. Prima è stata abbandonata cacciando via persone che in realtà secondo me non dovevano essere cacciate, ma dovevano rimanere. Poi abbiamo tirato fuori giocatori che dovevano rimanere, anche loro li abbiamo tirati fuori. Poi abbiamo cambiato allenatore ogni anno. Poi abbiamo cominciato a cambiare i giocatori ogni anno, rinnovando con ritardo, perché c'era qualcuno che nella vecchia dirigenza diceva che stava tutto a posto, che andava tutto bene. E poi abbiamo rinnovato i dirigenti, riempiendoci di dirigenti che però mi sembra che non abbiano tanta voglia di lavorare. Ora, io non sto contestando, come si suol dire, tutto il contesto Juve. Io sto contestando proprio la percezione di interesse che c'è all'interno di questa squadra. Io non ho dubbi sul fatto che alcuni giocatori lavorino. Io non ho dubbi sul fatto che l'allenatore cerchi di fare del proprio meglio. Perché io non ti dico che Allegri lo fa apposta per farsi esonerare, perché sennò saremo ai limiti della follia. Io dico che Allegri non ci sta capendo nulla, che è diverso,
non dico che Agnelli non abbia a cuore la Juventus, dico che Agnelli la Juventus l'ha un po' mollata, e l'ho sempre detta questa cosa qua, e non è una cosa comunque che reputo una cosa normale. Allora vi faccio una domanda e vi dico: quante persone veramente interessate alla Juve vedete oggi nella Juve? Cioè nella Juventus, quante, domanda molto semplice, quante persone numericamente, cioè contiamo con le dita, quante persone abbiamo veramente interessate a questa squadra? Perché io se ne conto 3-4 è anche tanto. Ma voi vi rendete conto quali sono le conseguenze economiche, anche economiche appunto, e di progetto relative ad un'ennesima stagione fallimentare? Cioè la gente ha la percezione di cosa voglia dire per una squadra di calcio fallire tante stagioni di seguito. Fallire non vuol dire che tu prima non hai fallito anche prima, perché tu i problemi di bilancio che hai oggi, che sono problemi che ha dovuto risolvere un po', arriva bene, un po' le ha dovuto risolvere la proprietà con i soldi, ma i problemi di bilancio che tu hai oggi, che diventeranno problemi ancora più gravi se tu non ti rialzi, sono problemi di bilancio che sono stati derivati un po' dal Covid, però anche dalle scelte tue che sono state sbagliate, cioè dalle scelte tue della dirigenza che sono state sbagliate, cioè giocatori strapagati, contratti rinnovati a cifre folli, gente che potevi prendere a poco non l'hai presa, hai preso giocatori che non servivano, cioè tutte scelte che sono andate a pregiudicare via, e soprattutto hai smesso di essere dal 2019 una squadra che vinceva tutti gli anni lo scudetto, poi hai vinto uno scudetto con Sarri, ok, va bene, tra sospiri e polemiche, voglio dire, senza nessun apporto di gioco, perché Sarri è venuto qui, ha gestito la rosa al meglio che poteva e ha portato lo scudetto, e tanto di cappello. Ma dopo quello tu ti rendi conto che dal 2019 tu non sei più una squadra decente? Perché prima sei passata dall'essere una squadra che vinceva tutti gli anni lo scudetto, dall'essere una squadra che vinceva tutti gli anni lo scudetto, che vinceva tutti gli anni la Coppa Italia, che in Champions League quantomeno raggiungeva i quarti di finale, te doveva andare male per raggiungere i quarti di finale, quindi arrivare fra le prime 8 ed essere eliminato dal Real, dal Barcellona, quindi da gente che tu potevi dire vabbè ci hanno eliminato, almeno ci hai eliminato una squadra pari alla nostra o comunque più forte della nostra, ad essere una squadra che è diventata le squadrette quelle che arrivano in Champions League e fanno i gironi, cioè tu quest'anno sei fuori ai gironi, sei tornata ai tempi di Conte in cui venivi eliminato dal Copenaghen. Sei tornato dal punto di vista europeo, tu sei tornato dal punto di vista di Conte, cioè sei tornato a Conte, non hai fatto, prima avevi Conte, poi hai progredito con Allegri, poi c'è stato un periodo in cui hai cominciato a perdere, hai cominciato a sbagliare acquisti, hai cominciato a fare sbagliando tutto, e adesso sei tornato ai livelli di prima, con la differenza molto semplice che prima almeno in Italia si vinceva. Adesso che si vincesse perché non c'era è un altro discorso, ma intanto si vinceva. Adesso tu non solo non vinci in Europa, non vinci neanche in Italia. E tutto questo, ragazzi, può essere anche dovuto al fatto di dire, sai, ha sbagliato il mercato, ha sbagliato l'allenatore, quello non sale. E va bene, ma io ho la sensazione che di persone che si interessino della Juve, all'interno della Juve, ce ne siano, proprio che non ce ne siano, né a livello di giocatori, né a livello di dirigenti, anche i dirigenti. A me dispiace dire questa cosa qua, perché adesso dico questa cosa e forse risulta un po' fazioso, però io vedo Agnelli sicuramente è interessato, ma non ha la grinta che aveva prima. Arriva bene, lo vedo interessato ai conti, arriva bene, alla fine del discorso è il dirigente dal quale io mi aspetto di meno a livello di affetto nei confronti della Juve e di contributo al progetto, perché arriva bene, è stato messo lì da Elkan per aggiustare i conti, non è stato messo lì per garantire alla Juventus una guida, è stato messo lì per, arriva bene, per aggiustare i conti, da Elkan aggiustare i conti, quindi alla fine se arriva bene c'ha i conti sistemati, se arriva noni arriva bene, frega niente, sai che gli dice a Elkan, tu perché mi hai messo qui? Ti ho messo qui per, insomma, io ho sistemato i conti, ho fatto il mio lavoro. Arriva bene, ti potrebbe rispondere così, ti potrebbe dire scusa, ma tu da me che vuoi? Io ho sistemato i conti? Sono un amministratore delegato? Sono competente sul lato economico?
voglio fare l'amministratore delegato, io me la prendo con tutta quella gente che lavora all'interno della Juve e che non ha percezione della Juve, me la prendo con i dirigenti, me la prendo con l'allenatore, che è sempre stato uno dei, di quelli che il DNA Juve ce l'ha sempre avuto. Se no non vinci 5 anni di fila con 3 squadre cambiate una dopo l'altra, una dopo l'altra, giocatori che venivano venduti ogni anno e tu continuavi a vincere e non ti scontravi contro nessuno, ti scontravi contro squadre che facevano anche tanti punti. In Europa, se la Juve non fosse valsa nulla, diciamo, la Juve non vale nulla, vince solo in Italia. In Europa tu comunque ti sei arrivato a giocarti due finali europee, che non sono trofei, ma intanto ci sei arrivato e ti ha permesso di avere una stabilità economica che adesso tu non hai, perché negli ultimi 4 anni hai fatto figuracce. Quindi se quest'anno tu fai l'ennesima figuraccia, l'anno prossimo, io ve lo dico già adesso, si vende un top. Non so se sia Chiesa o Vlahovic, ma si vende un top. Perché non hai la possibilità, a meno che la Exor non viene e ti dice guarda, facciamo un altro aiuto alla squadra. Ma la Exor, sai cosa dirà a un certo punto ad Agnelli? Allora, siccome mi stai facendo fare 3.000 aiuti economici, adesso il controllo non ce l'hai più, tu lo prendo io. E se Exor prende il controllo, facciamo prima veramente ad andarcene proprio dal tifo. È un modo di dire, ovviamente. Perché se la Exor prende il controllo, metterà all'interno della Juve gente che peggiorerà la situazione. Perché la Exor non gliene frega niente della Juve intesa come squadra, gliene frega della Juve come azienda. Quindi se il bilancio sta a posto, la Exor è contenta. Se il bilancio non sta a posto, la Exor fa casino. Poi arrivi decimo, quinto, primo, la Exor cambia niente. Ogni tanto si fa vedere John Elkann allo stadio. Ogni tanto, proprio quando proprio c'ha voglia, te fa. Per il resto, la Exor vede la Juve come un qualcosa che deve fare soldi, non vede la Juve come un'azienda. Ed è qua il santo problema. Bisogna cominciare un po' meno a considerare la Juve come azienda e un po' più a considerarla come squadra. Perché mi sembra, dal punto di vista sportivo, da 4 anni a questa parte, non ci sia squadra. Poi ragazzi, cosa vi devo dire? Che problemi sono iniziati quest'anno? Sono iniziati quest'anno. Che problemi sono iniziati l'anno scorso? Non sono iniziati l'anno scorso. Ti ricordi quando con Pirlo in panchina, con Ronaldo e Chiesa titolari per tutto l'anno, tu eri quinto all'ultima l'ultima giornata? Sei arrivato in Champions League per un gol di un altro, non hai fatto tu il gol, non ti meritavi di arrivare in Champions, l'hai preso da un altro. Quindi i problemi c'erano già l'anno prima. Con una squadra vincente, con una mentalità vincente, hai vinto lo scudetto, ma hai fatto figuracce da altre parti però. Quindi problemi. L'anno prima ancora, l'ultimo anno di Allegri, squadra a pezzi, vecchia, con Ronaldo in più, tu comunque non hai fatto, no? Hai vinto lo scudetto e hai vinto la Supercoppa. Non sei riuscito a vincere la Coppa Italia, dopo 4 anni che la vincevi, non l'hai vinta. Va bene, ok, la Coppa Italia, però in Champions potevi fare qualcosa di più. Quindi i problemi non sono nati quest'anno, non sono nati l'anno scorso, come dice qualcuno che se pensa che con Sarri e Pirlo abbiamo vinto la Champions. Perché secondo me queste persone hanno dei ricordi distorti, probabilmente. Non hai vinto niente di più di quello che hai vinto con Allegri, con Sarri e Pirlo. Sempre scudetti, Supercoppa e Coppa Italia. La differenza è che prima li vincevi tutto l'anno. Tutti gli anni vincevi tutto quello che c'era da vincere in Italia. E con Sarri e Pirlo non l'hai vinti. Ecco la differenza qual è stata. Quindi non facciamo finta che i problemi siano nati ora. I problemi sono nati anni fa, già nel 2019. E quindi cercare a tutti i costi di discolparsi e di dire no, ma tanto la colpa è tutta della squadra, o la colpa è tutta dell'allenatore, o no, la colpa è tutta della dirigenza, è sbagliato, è da persone che non hanno onestà intellettuale. L'onestà intellettuale vi deve partire dal momento in cui vedete che c'è un problema a livello di squadra. Perché se voi mi dite che non c'è un problema a livello di squadra, alzo le mani. Cioè, alzo le mani a sto punto. Non c'è un problema a livello di squadra? Non ci sono persone che lavorano per la Juventus e remano contro la Juventus? Non lo so. So solamente che ci sono delle persone che certamente non stanno lavorando a favore della Juve. Cioè, non basta mettersi una maglia bianconera ed entrare all'interno del campo da gioco e fare finta di giocare per la Juve se poi non avete lo spirito Juventus. Ma io mi meraviglio non tanto dei ragazzi che sono arrivati adesso, quindi va bene, sono piccoli, non lo possono sapere, anche se gli altri in altre squadre funzionano. Non mi sembra che i giovani del Real Madrid abbiano difficoltà.
Non mi sembra che i giovani del Barcellona abbiano difficoltà perché sanno che maglia indossano e che qui manca proprio tutto. Qui manca l'apporto di un allenatore, manca l'apporto della dirigenza, manca la voglia di giocare a calcio, manca tutto. E mi meraviglio dei senatori. Mi meraviglio dei senatori, perché prima quel poco che poteva essere retto all'interno dello spogliatoio c'era. Perché c'era gente come Ronaldo, c'era gente come quelli che conoscevate prima, che era gente che aveva vinto tutto in carriera, veniva alla Juve e si faceva rispettare. All'interno dello spogliatoio della Juve non ci sono leader. Non ci sono leader. Questa è una squadra che nei prossimi anni non c'era niente. Ve lo dico già adesso, ci vorranno minimo 2-3 anni per tornare a competere per qualcosa di importante. A meno che Allegri non faccia Allegri non porti la squadra ad essere, ma tanto non ce la fa, perché non ce la può fare. Perché non ce la può fare. Non ce la può fare. Certamente da solo, con quello che sta facendo, sta combinando un guaio, insomma. Quindi non ce la può fare sotto tutti i punti di vista. Fatemi sapere un pochino nei commenti che cosa ne pensate voi, ragazzi, perché non so che dire, sinceramente, non so neanche cosa pensare. Fatemi sapere un pochino di più.